Assessore Febbo, la pandemia non ferma il premio Rocky Marciano. Ma noi siamo soddisfatti per questo, perché è una manifestazione che sta crescendo in numero e quindi vuol dire che è una manifestazione importante, ci si crede, ci credono sia l'amministrazione comunale di Ripa ma anche tutti gli altri enti che partecipano, anche la Regione Abruzzo. Farla in questo periodo credo che sia un segnale importante di ripresa, fatta oltre lo sport che va verso e premia soprattutto quelle organizzazioni sanitarie che sono state in prima fila, credo che sia un segnale, un riconoscimento dovuto, a cominciare dal capo del comitato tecnico, il professor Parruti, e poi i premi vari sportivi, a cominciare dal nostro campione Ciccone, che anche se non viene manderà il padre ma sicuramente sarà presente così come gli altri. È una manifestazione che peraltro negli ultimi anni si arricchisce della parte letteraria, quindi una parte culturale che io credo che sia a completezza. Quest'anno non sarà fatto in piazza, vedrà in prima linea una delle più belle aziende vitivinicole dell'Abruzzo, la tenuta di Sipio, e quindi questo ci inorgoglisce ancora di più, perché sicuramente rappresenta una eccellenza d'Abruzzo.